Radio Radicale, siamo con Paola Binetti, la professoressa Paola Binetti, che è stata senatrice fino alla scorsa legislatura, per parlare di un anniversario importante. Nell'ottobre del 1962, 60 anni fa, Giovanni XXIII apriva il Concilio Vaticano II. Si trattava di un importante assemblea della Chiesa, della Chiesa Cattolica Universale per adattare il linguaggio della Chiesa ai nuovi tempi. Questo concilio, che iniziò l'11 ottobre del 1962, fu preceduto una settimana prima da un evento clamoroso, ovvero Giovanni XXIII fece un pellegrinaggio uscendo fuori da Roma, cosa che non accadeva forse da più di un secolo. Si recò prima al santuario di Loreto e poi ad Assisi, dove fece due bellissimi interventi. Allora, in che quadro si era mosso Giovanni XXIII chiedendo un aggiornamento del linguaggio della Chiesa in un contesto nuovo, diciamo mediaticamente nuovo, dove lei prima dell'intervista mi ricordava, noi tutte le sere dal telegiornale venivamo a sapere che cosa si stava dibattendo all'interno della Chiesa, Chiesa che poi dovette subire anche il trauma della scomparsa di Giovanni XXIII. Io ho una serie di ricordi molto belli legati all'inizio del concilio, ricordi molto diversi ovviamente, no? Quello che nel tempo si è stratificato maggiormente per me è quello che riguarda l'attenzione profonda con cui la Chiesa in quel momento guardò il mondo laicale, i laici. Anche io ero un giovanissimo studente di medicina in quella fase. E noi leggevamo i documenti, studiavamo e commentavamo nel senso della responsabilità del cattolico. Io studiavo in quel momento al Policlinico Gemelli, all'Università Cattolica, e sentivamo molto forte l'idea di un laicato fortemente impegnato a testimoniare la propria vocazione cattolica. Lo sentivamo come una presenza forte che in quel momento per noi si configurava in un approfondimento dottrinale, sapevamo di non poter, come dire, scaricare tutta la responsabilità sul sacerdote, sul cappellano, ma che dovevamo assumerla in prima persona. Questa dimensione del protagonismo del laicato, eravamo giovani in quel periodo, fu un impatto fortissimo che riavvicinò alla Chiesa, ma anche al sentirsi parte attiva della Chiesa e non soltanto persone, per così dire, che andavano in chiesa, ma persone che facevano la chiesa, molti di noi che eravamo impegnati nello studio, nel lavoro professionale, spessissimo anche in un volontariato importante di servizio. Non ci dimentichiamo che erano anche gli anni del boom economico, i famosi anni del miracolo economico, quindi la società intorno a noi era una società in forte trasformazione. Accanto a questa immagine, io ho anche molto forte l'immagine di San Pietro, della chiesa, proprio della Basilica di San Pietro, trasformata in una grande aula. Quando si entrava a destra e a sinistra c'erano come delle gradinate coperte da, potrei dire, moquette rosse, dove sapevamo che si sedevano i rispettivi cardinali, vescovi e tutti i loro coadiutori. Cioè San Pietro era veramente una cattedra, la cattedra di San Pietro. E questo lo sento con grande forza perché era un'elaborazione dottrinale che maturava accanto alla presenza del Signore nell'Eucaristia, cioè tu avevi la Chiesa che era nello stesso tempo ricchezza di sacramenti e però anche cattedra di insegnamento. Era un tutt'uno. Quando entravi là dentro sapevi che fides et ratio, cioè la fede, la ragione e anche l'impatto che tu provavi era quello che ti rimandava contestualmente a una strada che era di studio, di formazione, di approfondimento e di testimonianza. L'altra cosa che noi sentivamo molto, molto, mi riferisco soprattutto ai giovani che erano in quel momento, era quella sorta di spostamento per cui al centro del dibattito, perlomeno questo era quello che io percepivo, non c'era, come era successo in altri concili, la presenza del sacerdote, la presenza, come dire, ecclesiale. C'era molto di più la presenza di un laicato.
E questo dava la dimensione del dialogo con la Chiesa, della Chiesa con la società contemporanea, con la cultura contemporanea, con tutte le questioni tipiche in quel momento del dibattito culturale. Credo che chi ha vissuto quel concilio e poi ha avuto da un lato l'umiltà, la costanza, la perseveranza, ma dall'altro anche la curiosità di accedere direttamente alla lettura dei documenti del Concilio, credo che quella sia stata forse, dal punto di vista formativo, l'esperienza più forte della mia vita. Dunque, ripensando ad altri importanti concili come il Concilio di Trento, il primo concilio, si può dire che questo Primo concilio. Concilio non è stato quello di Trento, ma quello di Gerusalemme, No, 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 che parlavo poi del è concilio, stato. cioè il concilio, quello della fine degli anni 60, del 1800, quello Sì. che fece Pio IX. Parlo degli ultimi due grandi, diciamo, dei concili più importanti, che noi storicamente ricordiamo, non fu dovuto a una pressione particolare, nel senso che nel Concilio di Trento c'era l'obbligo della Controriforma e quello il Concilio Vaticano I, quello Il fondamentale il dogma, il dogma sì, il cattolico. dogma, però era in un momento di grande pressione politica dove c'era l'ombra della fine del potere temporale del Papa. Qui venne annunciato nel 1959. Da Giovanni XXIII che diciamo volle fare questa cosa. Perché diciamo Giovanni XXIII decise di fare questa cosa senza alcun tipo di, diciamo, di pressione o di condizione che poteva indurlo a fare un concilio di fronte a un pericolo, un allarme? Allora, intanto parliamo dei concili, quindi parliamo dell'opera dello Spirito Santo. Sicuramente lo Spirito Santo avrà ispirato Giovanni XXIII a fare questo concilio, perché non ci dimentichiamo però, che lei diceva prima giustamente il 59, ma eravamo a una manciata di anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le grandi ideologie che avevano caratterizzato il Novecento, soprattutto la seconda parte del Novecento, quindi si sentiva il bisogno forte di rielaborare una cultura che restituisse all'uomo il senso della sua dignità, che restituisse all'uomo il senso della sua responsabilità e in particolare che rimettesse il credente in una profonda dimensione per cui l'essere credente, quindi diciamo tra virgolette l'essere battezzato, configurava una mission specifica. Il solo fatto di essere battezzati definisce una vocazione straordinaria che si riceve, anche se poi il Concilio Vaticano II non si riferiva solo ai credenti, si riferiva davvero a tutta l'umanità e questa fu proprio anche la bellezza, l'ecumenicità di questa cosa, no? Però noi venivamo da un momento drammatico, cioè erano i primi, poco più di 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi era il momento giusto per un'elaborazione di quelle dottrine, per elaborazione anche di quelle aberrazioni che pure avevano condotto poi alla Seconda Guerra Mondiale. Si sentiva proprio il bisogno che la cultura che voleva intercettare una visione cristiana della vita si interrogasse su che senso avevano le cose. Nasce anche in quel periodo, non ce lo dimentichiamo, sotto il profilo più squisitamente politico, i famosi padri dell'Europa, cioè nasce in quel momento, prende una forma molto forte la responsabilità di un'Europa e delle sue radici cristiane, delle giudeo-cristiane, cioè il senso che non potesse abbandonarsi il mondo contemporaneo a una cultura puramente effervescente, a seconda, diciamo appunto, il miracolo economico, a seconda delle pulsioni del momento, ma che ci fosse bisogno di andare anche in una profondità reale per sapere davvero per ognuno di noi che cosa significava essere cristiano. Poi il passaggio. Giovanni XXIII configurava anche fisicamente, non a caso era chiamato il Papa Buono, no? Cioè configurava anche fisicamente, qualcuno addirittura identificava l'immagine con una sorta di parroco romano, no? Identificava la maturità, la pienezza di una vita che era arrivata a un punto tale da voler chiedere e da avere sufficiente fiducia nell'intelligenza, nella capacità di esplorazione, nella capacità di approfondimento. E quindi c'era questa
strada che era come dire, una strada che appariva in discesa. Poi tutti sappiamo che il dibattito all'interno del Concilio non fu sempre in discesa. Molte delle problematiche che vennero dibattute, molte furono poi inquadrate e in qualche modo potremmo anche dire acquistarono una cornice concettuale e culturale molto chiara. Altre furono lasciate, diciamo, tra virgolette, in secondo piano. In quel concilio emerge la figura di Giovanni Paolo II. Sicuramente Paolo VI prende in mano lui poi dopo la seconda parte del concilio e lo prende in mano. Tra l'altro uno dei pochi, diciamo, vescovi dell'est a riuscire a Giovanni Paolo venire. II, Sì. certo, sì. E ci sono molti interventi forti di Giovanni Paolo II, tra l'altro di forte denuncia della cultura comunista, perché era l'espressione viva di chi aveva vissuto sulla sua pelle le aberrazioni di che cosa significava la soppressione della libertà e in particolare della libertà religiosa, della libertà di culto, della libertà di vivere la propria fede. Gli interventi di Giovanni Paolo II durante il concilio sono una apertura di credito infinita per quello che poi sarà il suo magistero successivamente quando diventerà Carlo Wojtyła, quando diventerà Papa. Quindi, diciamo, c'erano delle cose che non potevano non colpire la sensibilità di quei giovani. A me dispiace che oggi il dibattito abbia meno spessore culturale, ci si interroghi meno sul dialogo tra la Chiesa e la società contemporanea, o perlomeno si finisca con l'essere assorbiti solo da alcune problematiche, no? Lì c'era lo spessore dottrinale, che riguardava anche tutto il rinnovamento liturgico, per esempio, ce lo ricordiamo tutti, la messa in latino. Perché? Perché la dimensione della partecipazione dei laici alla messa richiedeva che il linguaggio che si usava fosse il linguaggio della quotidianità, perché ognuno capisse esattamente cosa stava dicendo, a chi lo stava dicendo, come lo stava dicendo e perché lo stava dicendo. Noi italiani, faccio per dire, non solo italiani, avevamo una sufficiente formazione latina, linguistica, perlomeno allora, per poter anche capire che cosa si diceva e come si diceva. In tutto il mondo Certo. questo non era così. Ecco, al concilio partecipò anche Ratzinger, che aveva una posizione però un po' Assolutamente. rivoluzionaria, si può dire. Beh, la posizione di Ratzinger nel concilio fu intanto la posizione di una grandissima onestà intellettuale, quindi di un grandissimo coraggio nell'affermare le cose sopra le quali il suo punto di vista poteva essere diverso dalle altre. Non c'era un pensiero unico dominante. E questa è la grandezza e la bellezza anche del dibattito aperto nella Chiesa. La presenza di Ratzinger fu particolarmente forte proprio nel rinnovamento liturgico. Senta, cambiò l'impostazione del concilio dopo la scomparsa di Giovanni XXIII con Paolo VI. Allora, loro erano due figure, diciamo, molto diverse. Insomma, Paolo VI era una figura, diciamo, più politica per il ruolo che aveva avuto con Pacelli, con Papa Pacelli, con Pio XII. Anche, diciamo, Giovanni XXIII aveva avuto un ruolo politico, era stato nunzio apostolico in Turchia, insomma, in un momento particolarmente difficile. Allora, fatte le dovute distinzioni, c'era un'impostazione diversa tra i due, questo concilio che si aprì con questo bel discorso della Luna e si concluse nel dicembre del 65, mutò impostazione con Papa Montini? Allora, il mio è un parere del tutto Sì, personale, non no, voglio certo, avere voglio sapere il suo parere, non il Allora, parere. io credo che nella misura in cui l'apertura di orizzonti, l'apertura di dialogo, l'apertura a tutte le posizioni, quindi anche proprio l'ascolto alla Chiesa contemporanea, negli anni, i primi anni del Concilio, fece emergere un dibattito molto ampio che procedeva anche in maniera estensiva, abbracciando ogni volta spazi nuovi, ponendo all'ordine del giorno questioni anche nuove, l'applicazione di un principio generale ai casi particolari, nel momento in cui cominci a farlo i casi particolari non finiscono più. E il dibattito correva il rischio di non arrivare
in qualche modo poi alle decisioni che avrebbero portato alla conclusione dei documenti. Con Paolo VI, Paolo VI rivendica e riassume il suo ruolo in modo molto più, potremmo dire, direttivo rispetto a quanto non avesse fatto Giovanni XXIII. Potremmo dire che con Giovanni XXIII c'è un'apertura che corre il rischio in qualche modo di aprire tante, tantissime strade diverse, tutte lecite, tutte legittime e percorribili, però difficili poi di ricondurre a conclusione. Invece Paolo VI assume la responsabilità di concludere il concilio e quindi assume la responsabilità di essere lui che, peraltro è previsto anche proprio dalla dimensione del concilio, che sia il Papa, no? Insieme ai vescovi a firmare i diversi documenti. Però in lui la dimensione direttiva si sente maggiormente, ma lo si sente anche nella responsabilità di chi capisce che un concilio aperto deve diventare a un certo punto anche un concilio che offre delle conclusioni a tutta la Certo. Chiesa e quindi richiede in quel momento un certo rigore e vigore nel riportare le questioni a una loro semplificazione applicativa. Senta, le volevo chiedere questo prima di arrivare a una conclusione. Allora, si era abituati a non vedere il Papa che usciva da San Pietro. Allora, noi avevamo visto che io nell'introduzione ho tenuto a precisare questo bel viaggio che Giovanni XXIII fece a Loreto e ad Assisi, con due discorsi indimenticabili. Allora, per voi, diciamo, lei quando vide che anche Paolo VI seguì questo tipo di impostazione andando in Medio Oriente nel 63, credo, e poi anche all'ONU, che è un discorso memorabile all'inizio del 65. Allora, per voi questo, che vivevate quel tipo di realtà, che eravate abituati a una chiesa che, insomma, che era chiusa all'interno dei sacri palazzi, che cosa provavate a vedere queste uscite che poi abbiamo visto sono diverse? Moltiplicarsi Sì, con Giovanni Paolo moltiplicare. II. E per noi era la naturale conclusione, se la Chiesa stava rilanciando il suo dialogo con la società contemporanea, la Chiesa doveva avere il coraggio di andare là dove stavano, come dire, potremmo dire, i poli più effervescenti del dibattito. Non a caso il primo viaggio di Paolo VI fu fatto in Terra Santa, luogo straordinario per la ricerca di un ecumenismo, ma anche luogo di una conflittualità religiosa tra le chiese, tra le religioni monoteiste, per cui fu un andare proprio non solo, diciamo, sulle orme di Nostro Signore, proprio in questo senso in Terra Santa, ma anche andare laddove il dibattito poteva diventare più forte e in un certo senso più complesso. Il viaggio all'ONU, l'ONU era in qualche modo, è tuttora in qualche modo, forse il dibattito culturale è un po' meno vivo in questo momento all'interno dell'ONU, però l'ONU era in quel momento, potremmo dire, l'areopago civile, là dove si incontravano tutto il mondo, tutte le nazioni del mondo avevano la loro rappresentanza nell'ONU e quindi contribuivano a definire quella che era in parte sostanziosa anche la cultura contemporanea. Quindi che Paolo VI andasse da una parte alla ricerca delle radici giudeo-cristiane e dall'altra si confrontasse con questa assise, diciamo, a 360 gradi, per noi era l'espressione viva di ciò che il Concilio aveva detto. Bisogna andare incontro alla società contemporanea. Allora, per concludere, le volevo chiedere questo. Allora, dopo il concilio, noi vediamo una profonda trasformazione della società italiana con tutto quello di negativo che abbiamo visto negli anni successivi, lo stragismo, il terrorismo, ma anche tante, forse lei non sarà d'accordo, conquiste come il divorzio, poi il cambiamento dell'aborto, il voto ai 18enni, l'obiezione di coscienza. Allora, ripensando al concilio e poi a tutte le trasformazioni che ci sono state nella società italiana, allora lei ha fatto una riflessione, diciamo, il concilio poi involontariamente ha dato vita a questi grandi cambiamenti che neanche la Democrazia Cristiana riuscì a fermare. Le volevo chiedere se ha fatto una riflessione sul. Allora, diciamo,
Diciamo pure che ha messo insieme cose molto diverse, il Sì, voto ho di messo, Sottolinei, sì, l'aborto, il no, nel divorzio, senso, per ricordare tutti però alcuni dei cambiamenti. lasciamo stare il dibattito puntuto e puntuale su queste cose. Voglio dire questo, che precisamente perché il Concilio ha aperto ai laici, dando loro un protagonismo nella società contemporanea molto forte, è evidente che quando tu godi di una libertà molto forte, ma a questa libertà non c'è stata contestualmente o addirittura in misura previa una formazione, è chiaro che la libertà ti può portare a fare delle scelte che in qualche modo non sono coerenti con quelli che sono principi e valori che tu avevi dentro di te. Cioè, la vera battaglia del Concilio è stata, secondo me, nel post-Concilio, è stata di due grandi filoni. Là dove si è accompagnata ad un'azione di formazione che è maturata anche dalla lettura diretta dei testi del Concilio e quindi anche ad andare alle radici di quello che i padri conciliari avevano voluto dire e da quello che Giovanni XXIII e Paolo VI avevano in qualche modo ratificato. Là dove c'è stata formazione, c'è stata anche assunzione di responsabilità in maniera coerente con i principi e valori della fede cristiana. Là dove non c'è stata formazione, quindi c'è stata una sorta di liberalizzazione, è come se avessimo detto adesso ognuno può fare come gli pare, perché visto questo protagonismo significa che io faccio come mi pare. Non faccio più nemmeno lo sforzo di capire perché prima mi chiedevi una cosa diversa. Voglio dire, è fondamentale questo averlo chiaro sotto, in tante questioni, in tantissime questioni. È mancata questa dimensione. A maggiore libertà deve rispondere anche maggiore formazione e deve corrispondere anche maggiore capacità di valutazione delle conseguenze delle proprie scelte. Non basta il fatto di dire io posso fare quello che mi pare perché tanto sono libero. Nessuno deve dire a me quello che io devo fare. Chi sei tu per dire a me quello che io devo fare? Questo non basta se non c'è dietro la coscienza e la consapevolezza che ogni libertà comporta una responsabilità che possiamo anche misurare dalle conseguenze, ma le conseguenze le vediamo di tante cose. Secondo lei è stato ricordato adeguatamente l'anniversario dell'apertura del Concilio o no? Non ha visto, mi sembra di aver visto. No, secondo me non è stato ricordato adeguatamente, però devo dire anche questo, che da una parte abbiamo in questo momento l'impatto della guerra in Ucraina e il Santo Padre, Papa Francesco, ogni giorno, come diciamo noi, con un'insistenza martellante, richiama tutti alla pace. E questo è fondamentale perché è il pressing in questo momento. D'altra parte abbiamo delle questioni sociali di non poco conto che richiederebbero anche da questo punto di vista una maturazione dei valori della solidarietà, dell'inclusione, quindi anche una rielaborazione della responsabilità dei cattolici nei confronti della società contemporanea. Io mi auguro che siccome nel 25 ci sarà il prossimo giubileo e c'è tutto un itinerario di approssimazione a questo giubileo e il Cardinal Ravasi ha appena cominciato le lezioni alla cattedra di San Pietro, no? Che lui stesso terrà questa approssimazione che è una preparazione, nello stesso tempo una riflessione, mi auguro che tutto questo si traduca non tanto in una celebrazione del Concilio Vaticano II, potrebbe anche esserci, ma non è quello, ma si accompagni invece a una riassunzione, anche con un'umiltà, una rilettura dei documenti del Concilio, una capacità di interrogarci se ciò a cui ci eravamo impegnati 60 anni fa, di fatto siamo riusciti a tradurlo in atti concreti oppure lo abbiamo semplicemente usato per quanto ci è sembrato comodo e poi l'abbiamo messo in un cassetto. È sempre un lavoro di formazione profonda perché il Concilio Vaticano II va in questa direzione, restituisce in modo particolare al laico questa dimensione di studiositas per accedere lui stesso e quindi per non delegare con troppa superficialità all'esterno responsabilità di elaborazione, di riflessione. Bene, grazie per aver ricordato questa bella pagina della Chiesa Universale. Ringrazio, Monsignor
Paola, la senatrice Paola Binetti, con la quale abbiamo provato a fare questo viaggio nella storia del Concilio Vaticano II e di quello che ha lasciato anche nella società italiana. Grazie.